Buongiorno a tutti, oggi andiamo a fare un tutorial per sostituire il filtro dell'aria abitacolo del 159. Allora, prima cosa dovete aprire il bauletto portaoggetti, va tolta questa plastica che è d'incastro. Per agevolarvi poi a montarla, sfilate questa a due alette che io l'ho già smontata un attimo. Queste due alette qui che vanno piegate per sfilarla. Occhio a queste alette di ferro qua che si rompono facilmente e non le trovate da ricambista. Dubito. Seconda cosa, va sfilato questo, anche questo ad incastro. Piano piano viene via. Dopodiché va tolta questa plastica e poi siamo liberi di lavorare. Ci sono un bel po' di viti da togliere. Cominciate da sotto, una, due, questa qui, un'altra ne avete qui, qua c'è l'altra, l'altra e un'altra qui. Ce ne sarebbe una anche lì, ma io l'ho eliminata perché ho spannato le viti. Fate tutte le viti, attenzione perché il bauletto potrebbe venire giù da solo. Piano piano lo tirate giù. Ci saranno questi spinotti da togliere, più che altro quello della luce. Io lì ho anche i cavi di navigazione, quindi è qualcosa in più, ma non li tolgo. Si può fare lo stesso perché ho modo di lavorarci comunque. Questa, se mal non ricordo, viene via così, molto semplice, e la lasciate lì a penzoloni. Dopodiché, appoggiato sto coso sul pavimento della... ok, appoggiato là, insomma, si devono togliere questa vite qua. In pratica va tolta quella e, se non mi ricordo male, non ce n'erano altre. Tolta quella, avete il filtro dell'abitacolo lì pronto. Tolta la vite, che ci vuole una bussola da 5,5. Vi consiglio comunque tutti i bolloni vite, mettete lì che sono comode. Dovete andare a sfilare il filtro che piano piano viene via. Questo non dovrebbe nemmeno avere tanti chilometri, ma se sentite puzza in macchina o umidità che si fa, è colpa del filtro dell'aria. Beh, insomma, ho pulciato male. Va bene, fatto questo, guardate se ci sono foglie o che dentro per caso, perché potrebbero anche esserci. In questo caso no, anche perché non è tanto più pulito. Ma comunque fate un'occhiata magari anche al filtro, che qui sotto c'è anche il filtro, quello da ventola. Sentite con la mano. Smontare tutto non ve lo consiglio, anche perché c'è da smontare tutto il cruscotto per fare quella roba là, quindi no. O smontare sotto, che non l'ho mai fatto, quindi non lo so. E prendete il filtro nuovo. Filtrino nuovo, che va rimesso nello stesso modo in cui avete tolto l'altro. Questo non ha la guida, ahimè. L'altro aveva una guida, in modo da metterlo dalla parte giusta, ma non cambia niente. Basta metterlo su, non ha un dritto, come volete. Rimesso il filtro su, con le parti bianche laterali, quello sì, comunque dovete prestare attenzione, rimettete quel buloncino da quella vite da 5,5 rognosa. Rimesso su il filtro e chiusa la vite, mi raccomando, ricordatevi di riagganciare la lampadina del vano portaoggetti. Adesso è anche rognosa, rompe le palle, vabbè. Vado a fare così, mano sotto, si preme giù in modo che sta agganciato. Chiudete il coso. Attenzione a quel cavo blu lì, che è il sensore di... che apre e chiude, che tiene praticamente l'accensione e lo spegnimento della lampadina. Rimettete su questo e poi si procede al rimontaggio del tutto. Si rimettono tutte le viti piano piano, e a me mancano un po' di pezzi rossi, che praticamente sono quelli che vanno a tenere il supporto della plastica, ma vabbè, li ho rotti per sbaglio, capita. Sono abbastanza fragili,
diciamo. Stessa cosa vale per le aretelli, quando andate a rimontarle, attenzione. Allora, fatto quello, tenete aperto il bauletto portaoggetti e rimettete su questa plastica. Ha due agganci qui che vanno dentro, poi il resto è tutto l'incastro. Vi farà bestemmiare un po', ma alla fine va in posizione. Fatto questo, rimettete la modanatura, che ha i propri incastri. La mia è un po' rovinata, quindi fatica di più a entrare. Ok, sì, ci siamo. E rimettete su questa plastica, stando attenti quando appoggiate i gancetti qui. La plastica va inserita all'incastro lì dentro prima di chiudere i gancetti, altrimenti li spaccate e ciao bambini, non la ragganciate più. Fatto questo, reinserite il sensore dell'ABS, airbag del passeggero, incastrato lì, chiuso, cambiato il filtro.